presentazione, la prima presentazione romana del libro di Nico Pirozzi, Ottavio Di Grazia. Purtroppo Ottavio non è qui oggi presente per un problema di salute, il solito problema di salute che ci attanaglia da due anni. Esatto. Quindi purtroppo per questa ragione non è oggi qui con noi. Sì. Allora, diamo inizio a questa presentazione che vede a questo tavolo Aldo Pavia, presidente dell'ANEB sezione di Roma, Andrea Di Veroli, vicepresidente dell'ANEB Roma, abbiamo Piero Di Nepi, redattore della rivista Shalom, io per modulo, ma naturalmente come dire, la persona assolutamente centrale che ci fa dono della sua presenza qui oggi è Nico, scrittore e giornalista, è stato redattore per lunghissimi anni del Mattino di Napoli, ha scritto vari testi molto interessanti sulla Shoah e soprattutto sulla Shoah napoletana nel sud d'Italia, scoprendo alcune interessanti storie di alcune località che hanno offerto rifugio agli ebrei. Quindi ha una bellissima storia da raccontare e raccomando la lettura di questi testi. Ora io sono qui nella veste di moderatrice, ma c'è ben poco da moderare con loro perché sanno esattamente come me il contenuto di questo libro. Io introduco brevemente soltanto dicendo che ho avuto il privilegio di correggere le bozze di questo libro grazie all'amico Nico e quindi in anteprima ho potuto leggere e studiare tanti documenti di cui onestamente non conoscevo l'esistenza, quindi la prima ad apprendere da questo libro sono stata io e proprio in questa chiave mi sembra di poter dire che questo è un grande valore di questo testo, cioè i riferimenti documentali sono veramente ricchissimi, approfonditi e gettano una nuova luce su un pontificato sicuramente complesso, contraddittorio, fatto di tante tante ombre, non molte luci forse, ecco, e comunque tanti fatti che interrogano ancora oggi profondamente le nostre coscienze. Quindi lascio la parola ad Aldo per una sua introduzione e le sue domande. Sì, grazie mille. Intanto questa presentazione ha un aspetto molto particolare, perché credo che tra 7, 8, 10 giorni i giornali parleranno ancora della questione Pio XII, perché sono uscito a due libri. Da quello che mi è dato di sapere, uno riguarda solo un'analisi e poi di un certo periodo, cioè il periodo della guerra, dei documenti della Santa Sede. L'altro di carattere più generale, però per me viene da una posizione molto favorevole al Vaticano, parlo delle cardie, quindi no. Quello che io ho un difetto, che i libri prima leggo le parti che mi interessano, poi li leggo tutti, ma mi ha molto interessato perché risponde in buona parte alla domanda che non io, non solo io, ma in molti siamo fatti, sì, ma si parla di Pio XII solo per quello che riguarda cosa è accaduto durante la guerra, dal 1939 al 1945. E prima? Perché io credo, ed è la domanda che faccio all'amico, che per capire quello che è stato il comportamento, i silenzi, comunque di Pio XII, bisogna conoscere quello che lui ha fatto da quando era nunzio apostolico in Germania, dove ha sacrificato le stesse organizzazioni cattoliche nel suo volere a tutti i costi un concordato. Quando l'ha ottenuto, mi pare nel 1933, poi abbiamo visto che ai nazisti il concordato non è che si è interessato poi più di tanto, anzi direi che proprio è interessato manco per nulla. Ora, ad esempio, per quello che io so di storia della deportazione, ma ci sono stati moltissime migliaia di preti deportati. Ad Dachau c'erano 1800 preti polacchi, non uno.
Quando il Papa è intervenuto solo per far spostare i preti italiani da Matau a Dachau, dove potevano stare in una baracca con tutti gli altri e poter celebrare la messa. Ora non mi sembra che sia stato un intervento così, così significativo. Così come il Vaticano, dopo il 25 luglio del 43, quando è intervenuto sulle leggi razziste, non è che ha detto sono da abrogare, sono in ignominia, ha cercato di salvaguardare i matrimoni misti e coloro che erano convertiti. Per il resto andava benissimo. Ma prima ancora, e non si può pensare che Pio XII non sapesse mai nulla, no? Cioè erano gli altri, lui non era il Papa. Beh, ad esempio, colpisce l'appoggio che lui diede a Eustacia in Croazia. Dopo di lui, Giovanni Paolo II ha beatificato il cardinale Stepinac, ma perché era stato un feroce e forte anticomunista. Sì, ma Stepinac andava a benedire i gagliardetti dell'Eustacia, vedendo nell'Eustacia l'opera dello Spirito Santo. Quindi il problema, a mio parere, non è solo di condannare i silenzi, ma è di condannare quello che ha fatto. E questo e l'ha fatto non per quegli anni di guerra, ma lui non ha reagito al 16 ottobre, che c'era paura che i tedeschi deportassero anche il Papa. Sì, può darsi, ma questo non giustifica assolutamente tutto quello che ha fatto. Io ho parlato poi, ho avuto la fortuna in un viaggio che mi hanno fatto in Germania di conoscere l'ultimo dei superstiti della Rosa Bianca, che era il professore all'Università di Monaco, che ci parlò, no? Cioè, parlava italiano, grazie a Dio, con tutti gli studenti romani, ci parlò a lungo della Rosa Bianca e poi mi disse, era stato appena eletto Ratzinger, no? E lui è un tedesco, come il tedesco Ratzinger, e mi dice, voi siete contenti, ve ne accorgerete cosa vuol dire. Ecco, no? E perché ci aveva spiegato qual era stata la difficoltà dei giovani, dei ragazzi della Rosa Bianca, anche all'interno del mondo cattolico, dove i vertici cattolici non li appoggiavano per nulla, quantomeno stavano zitti. Beh, ma questo... Io poi in questi giorni sono interessato di ricostruire una scheda di un nostro dell'ANED, che è stato uno dei fondatori, dei grandi testimoni, che è Andrea Gaggero, che era Don Andrea Gaggero. E tutti i superstiti si ricordavano con Don Andrea Gaggero. Bene, allora imperava questo Papa, non è che ce ne fossero degli altri. Siccome parlava bene dei comunisti, lui era molto cristiano, forse poco cattolico, ma molto cristiano sì. E quindi sosteneva tutta la serie di politiche, e soprattutto la pace, ebbe anche l'ardire di accettare il premio Stalin per la pace, devolvendo poi il premio all'associazione di partigiani della pace. E questo fu chiamato, 2 anni di sofferenze sotto il Sant'Uffizio, poi gli fu chiesto in ultimo, tu a Biura di che la Chiesa va bene, che la politica della Chiesa, che era ferocemente anticomunista, no? Va bene, e avrai anche vantaggi di carriera. Don Gaggero, che era una persona molto seria, disse no, mandò una lettera al messaggero in cui spiegò le cose e il comunicato sull'osservatore romano fu di 1,5 righe. Andrea Gaggero è stato privato del ridotto allo stato laicale? È stato ridotto allo stato laicale? Sì. Quindi, per questo perché, e Don Piave, parlo delle Langhe torinesi, ebbe grossi problemi perché aveva aiutato inglesi, ebrei e partigiani, questo anche su mandato dell'allora arcivescovo di Genova, fu massacrato allora dalla gerarchia cattolica, ma come? Aveva aiutato perché i partigiani erano tutti comunisti, no? Era un signore, era Silvia, a me. Sì, sì. Quindi c'è tutta una... Per cui quello che a me colpisce è che molto più Pio XII non è che è cambiato molto poi alla fin fine. E proprio perché se riduciamo tutto... Montini era il suo segretario di Stato. Montini era il suo segretario di Stato. Sì, certo, e lui era stato prima ancora che Papa segretario di Stato anche lui. Furono gli ultimi 2 Papi segretari di Stato eletti alla Sacrosoglio. E quindi io credo che sia importante conoscere questa vicenda di Pio XII perché ci permette di capire
non solo complessivamente quegli anni, ma poi capire anche ciò che è accaduto dopo. Perché Pio XII il segno l'ha lasciato, e direi anche pesante. Quindi partirei da questa domanda, cioè l'importanza dell'operato di Pio XII quando ancora il cardinal Pacelli e non il Papa Pio XII. Ma certamente Pacelli ha delle grosse responsabilità per quanto riguarda l'ascesa al nazismo. Lui, in nome di quel concordato, ha sacrificato anche, non dimentichiamo, il partito di Cedro. Certo. E quindi, e ovviamente ha dovuto pagare pegno per quel concordato che in pratica non serviva a niente. Voglio anche rispondere a una tua giusta osservazione, non parlare. Ovviamente noi abbiamo limitato, anche se il primo capitolo lo riserviamo proprio alla questione, diciamo, al Pacelli prima del pontificato, quindi del periodo in cui è nunzio apostolico, prima in Baviera e poi in Germania. Io credo che parlandone con Antonella, il grosso problema di Pacelli, che poi è anche la questione che porta avanti Hitler nel Mein Kampf, quello di ritenere che ebraismo e bolscevismo sono le due facce di una stessa medaglia. Io una volta provai a contare quante volte veniva citato la parola bolscevico o bolscevismo all'interno del Mein Kampf e quante volte ebraismo, eravamo molto vicini, anche perché ovviamente coloro che sono i fautori della rivoluzione d'ottobre, ovviamente la gran parte è l'intelligenza, e l'intelligenza era un'intelligenza dove c'era una forte presenza, ma possiamo dire anche fortissima presenza ebraica. E poi non dimentichiamo Karl Marx, insomma, non mi risulta che sia un linguista. Quindi questo è il discorso. Ma soprattutto quello che accade in Baviera durante il periodo della nunziatura apostolica di Pacelli, durante lui si salva per miracolo quando uno dei rivoluzionari gli punta la pistola alla testa per fare irruzione all'interno dell'annunziatura apostolica, sente insomma che la suor Pascalina, il cognome l'ho dimenticato, comunque l'abbia salvato. Ma la questione di fondo, noi adesso sono gli aspetti, ritengo marginali, il problema di fondo che Pacelli era figlio di una storia lunga 2000 anni caratterizzata dall'antigiudaismo e che all'inizio del Novecento assume, oltre ad assumere una connotazione di carattere religioso che portava da 2000 anni, che caratterizzava l'antigiudaismo, col Novecento assume anche una connotazione di carattere politico, subito dopo la guerra, con la famosa dichiarazione di Balfour per la nascita del focolare ebraico. E questo focolare ebraico, Balfour, dove ebbe la felice idea, secondo all'epoca era Benedetto XV, mi sembra il Papa di allora, dove lo voleva in Palestina, ma insomma siete matti a far nascere un focolare ebraico in Palestina. E quindi Pio XII ovviamente è figlio di quella storia, di una storia che viene da 2000 anni. Poi ovviamente
il nostro nunzio ha avuto anche dei problemi quando è stato là, ma soprattutto lui che cosa vuole arrivare in Germania a questo concordato con Hitler e sacrifica tutti i nomi di questo concordato che, ripeto, non serve a niente, probabilmente convinto, perché lui in precedenza aveva concluso un concordato con la Serbia, in precedenza l'aveva chiuso con la Prussia, insomma, gli era andato fino ad allora bene, perché insomma di riuscire anche con imbavagliare anche Hitler. La cosa non funzionò così. Paolo. Piero, scritto insieme. Tanto un ricordo personalissimo, poi ne aggiungerò altri più pertinenti. Ci ho lavorato in questo edificio per 30 anni, dal 1974 al 2003, perché ho ospitato il liceo della comunità ebraica di Roma, dove sono stato insegnante di lettere appunto per 35 anni. Ma è interessante, questo lo dico semplicemente perché il liceo della comunità ebraica di Roma, che adesso è al portico di Ottavia, come tutti sanno, perché c'è stato uno switch, come si dice adesso, con le proprietà della provincia, e il liceo era intitolato a Renzo Levi, che in questa storia, anche se viene raramente ricordato ormai secondo dagli storici più attenti, è stato l'animatore della Dell'Assem, che era una struttura che ha operato finché fu possibile anche alla luce del sole per proteggere gli ebrei profughi da paesi che cadevano sotto il dominio italiano o anche problemi ebrei di paesi borderline, diciamo, e poi dopo, quando cominciò l'occupazione, si occupò anche di resistenza sotterranea, perché per gli ebrei la principale resistenza, oltre a quella con le armi, dove e quando possibile, per gli ebrei la principale resistenza era sopravvivere e arrivare al dopo. E naturalmente questo poi implica anche dei miei ricordi, ma anche delle valutazioni su quello che è stata la Roma di Pio XII nell'immediato dopoguerra. Io sono nel 1949, quindi ho dei discorsi, si potrebbero fare molti discorsi sulla Roma di Pio XII, che era la Roma della Guerra Fredda, perché il Papa, dopo essere stato appunto il Papa della simpatia per i nazisti in nome dell'anticomunismo, questo è venuto fuori, sembra, nei documenti che adesso saranno pubblicati nel libro di David Kerzer, che sta per uscire, appunto, dovuto all'apertura degli archivi, dove ha lavorato, nonostante il Covid, una grossa squadra di ricercatori. E la cosa che emerge è che Pio XII comincia a cambiare bandiera quando capisce che la guerra per il nazifascismo è perduta, e quindi c'è un paziente lavoro di avvicinamento agli americani, poi la crociata anti agli americani e agli inglesi, ancora più agli americani, poi la crociata anticomunista continua nell'epoca della guerra fredda. Oggi sono cose assolutamente archeologiche, ma direi che è opportuno ricordarle. Tutti si ricorda molto bene l'amicizia quasi personale del Papa con l'ambasciatrice americana a Roma, che era la famosissima Claire Bolt. Bene, questo, scusate la digressione. Intanto le cose sono sempre simboliche. Io mi sono portato un libro che contiene altri lavori dell'amico Nico e dell'amico Ottavio, che purtroppo non c'è, è una storia sbagliata. E è tutto molto simbolico, perché la storia sbagliata probabilmente è quella del Novecento, come stiamo vedendo adesso, cioè adesso si sono incautamente tirati fuori dai sepolcri dove giacevano malsepolti tutti gli spettri orribili della Seconda Guerra Mondiale, così abbiamo scoperto che noi abbiamo avuto 16 mesi di guerra civile, ma in Ucraina ci sono stati 4 anni di guerra civile, e si è incautamente fatto. Insomma, si sono svegliati dalle tombe delle situazioni che dovrebbero restare ben sepolte, e si continua purtroppo una guerra civile. Ora qui non entro nel merito, perché sennò anche si scatena. Allora, i titoli, l'ho fatto il prof. Damiano, i titoli sono sempre fondamentali. Quindi Nico Pinozzi ce lo intitola "Un papato tinto di nero. Il pontificato di Pio XII tra silenzi e complicità". Le parole sicuramente non sono scelte a caso. Da una parte il silenzio, di cui tanto spesso si è parlato, ma forse peggio del silenzio è la complicità. Ora, anche se la complicità non è dichiarata, c'è una complicità
percepita in qualche modo dalle altre sfere. Notato del fascismo, come sappiamo, era da bravi italiani, era anche aveva delle componenti opportunistiche di tutti i generi e tipi, ma il nazismo era, a prescindere dagli interessi privati e personali di molti gerarchi, il nazismo era ideologicamente più monolitico, almeno fino all'attentato contro Hitler del 20 luglio 1944. Quindi le complicità che Nico e Ottavio sottolineano probabilmente sono più importanti del silenzio. Infatti il lavoro di Ottavio, visto che lo chiamo per nome perché è un amico da 30 anni praticamente, il lavoro di Ottavio è intitolato Il peso del silenzio. Poi, dato che le cose sono sempre simboliche, almeno secondo la mia percezione, oggi è il 12 maggio. Il 12 maggio in questo paese sostanzialmente segna anche l'epoca della fine della Chiesa di Pio XII, perché non c'è stata solo la Chiesa pre e durante la guerra mondiale, ma c'è stata la Chiesa dopo, cioè la Chiesa della guerra fredda, che ha imposto una cappa sull'Italia. Devo dire che questa cappa veniva in qualche modo combattuta da, sia negli ambienti vaticani che negli ambienti della Democrazia Cristiana, allora egemone in Italia. Poi, per quello che riguarda gli ambienti vaticani, vi affliggerò con dei ricordi di famiglia, perché la mia famiglia, lato materno di Cave, era una famiglia di librai, e la mia in particolare era una libreria antiquaria frequentata da molti prelati e anche altri. Anche se io ero bambino, cioè avevo 9-10 anni, mi ricordo molto bene alcune cose, perché all'epoca non si tenevano i ragazzini come facciamo adesso, anche con i nipotini, lontano dalla politica, dalle cose pesanti. Quindi ricordo benissimo che c'era un prelato molto importante, che era Monsignor Giuseppe De Luca, che era diventato anche amico dei miei genitori nella libreria, il quale è stato il braccio destro di Pio XII e anche il braccio destro di Papa Giovanni, finché ha vissuto. Poi è stato uno degli organizzatori del concilio, insieme a cardinali molto chiacchierati, come Spellman e Tisserac, che evidentemente pure loro avevano in qualche modo cambiato orientamento. Lo stesso Pio XII, conte sopra le mie orecchie, anche se avevo solo 9 anni o 10, era tra quelli che hanno avuto il concilio, perché si accorgeva che la condizione della Chiesa stava diventando sostanzialmente insostenibile nel mondo moderno. Normalmente quando Giuseppe De Luca era celebre per essere assolutamente un prete, un signore dissonante, ma e teneva, questo ormai è storia, sta in due libri famosi, uno si chiama Don Giuseppe De Luca dal cronaca e storia, l'altro è in parte Bus Infidelium. Lo dico perché certi scorci forse aiutano anche a capire il meglio del lavoro che ha fatto Ottavio con l'amico Nico. E insomma, Don Giuseppe De Luca era autorizzato a tenere rapporti più o meno clandestini, ma autorizzato da molto in alto con Togliatti in persona, per aprire la via. Lui morì nel 1962 per aprire la strada, quella cosa sarebbe stata il ribaltamento di alcune alleanze anche politiche nel nostro paese al tempo del primo centro-sinistra, che fu, come tutti quelli che sono vecchietti come me si ricordano, fu nel 1963. Quindi oggi è il 12 maggio, è una data pesante in questo paese, cioè è una data che con la sconfitta degli ambienti ecclesiastici più retrivi e di un pezzo di Democrazia Cristiana, che già all'epoca da Fanfani, Andreotti, che era più furbo, aveva capito bene che aria tirava, quindi segna la fine di un certo tipo di chiesa che aveva governato per certi aspetti alcune scelte politiche del nostro paese. La cosa che vorrei aggiungere è che quando si parla e si discute di libri su Papa Pio XII si finisce per soffermarsi più sulla materia del contendere, cioè sul Papa, che non sulle caratteristiche dei lavori che vengono proposti. E qui vorrei spendere due parole, cioè Nico ci dà un taglio giornalistico, cioè con un ritmo incalzante, veramente da grande professionista delle inchieste, come lo conosciamo, e la lettura è assolutamente avvincente, non è una lettura di documentari, ma è una sceneggiatura che percorre il cammino del Pio XII, anche con dei lampi molto, molto cinematografici in qualche modo. Mentre Ottavio è più interessato, essendo filosofo, storico della filosofia, ma soprattutto filosofo e teologo, in un modo mi ucciderebbe, ma per fortuna non c'è, perché Ottavio è anche un teologo sostanzialmente. E quindi
compone un ritratto che si inquadra e si struttura all'interno di un processo storico-ideologico che è quello dell'antigiudaismo cristiano, che per secondo Ottavi è una delle caratteristiche portanti dell'evoluzione storica del cristianesimo, e quindi anche lo spessore che acquista, la prospettiva che acquista il pontificato di Pio XII è molto particolare. Devo dire che io non sono né un tecnico della storia né un filosofo, e sono stato un insegnante con un'esperienza di giornalismo ebraico nel periodo della nostra comunità, che esce dal 1967, e si chiama Shalom. E così, un approccio ebraico è che le domande contano più delle risposte, cioè chi era veramente Pio XII. E essendo cresciuto nella sua Roma, poi alla luce di tutto questo, sta esperienza anche di mia formazione successiva, ho fatto lo storico della letteratura e della critica letteraria per una decina d'anni qui all'università, con un professore che era stato uno dei fondatori dei cattolici comunisti a Roma nel 42-43, che si chiamava Mario Costanzo Beccaria, discendente di Manzoni, della mamma di Manzoni, e Mario Costanzo mi raccontava, mi faceva capire alcune cose del mondo cattolico che si andava nella Roma occupata avvicinando alla resistenza comunista. Lui ovviamente aveva 19-20 anni all'epoca, e questo è interessante nel senso che avevano protezione, come è stato detto, da alcuni sacerdoti, prelati, eccetera, ma la prendevano come un gioco, fu presa come un gioco finché uno di questi ragazzi non fu preso, non mi ha mai detto niente, almeno fu preso, torturato e fucilato. Quindi smise di essere un gioco, essere cattolici comunisti. Ancora oggi il pacifismo cattolico qui da noi, basta seguire il dibattito, viene un po' accusato di collusione con l'aggressione all'Ucraina per quasi che confondessero Putin con la vecchia struttura dell'Unione Sovietica. Quindi vorrei dovrei tanto campo da qualche equivoco, anche alla luce della mia storia personale. Cioè, questo libro, quello che io credo di aver letto con molta attenzione, non intende sostenere una plausibile e possibile leggenda nera su Papa Pio XII, e neppure trovare il segno, l'indizio nuovo e definitivo della pistola fumante che inchioderebbe Pio XII a delle responsabilità nella Shoah. Nel libro si dispongono in ordine, con molto metodo, dei fatti e dei documenti peraltro conosciuti, perché Nico e Ottavio hanno lavorato su documenti conosciuti, qualcosa è uscito dagli archivi, con l'apertura degli archivi voluta non a caso da Papa Francesco nel 2020, perché io sostengo non a caso, perché Papa Francesco sarebbe molto imbarazzato da una eventuale canonizzazione di Pio XII. Quindi, dato che gesuita, come un tempo si dice, come diceva il nostro grande Lozano, gesuitico è tardo, ma gesuitico è molto furbo, il nostro Papa non è tardo, e il Papa sicuramente, dato che sarebbe imbarazzato, ha spianato la strada a tutto il gruppo di ricerca di Kerzer, che è stato in archivio nonostante il Covid, cioè mi sto raccontando in famiglia ossia storiche, femminile che archiviste, anche in posizioni importanti, e quindi diciamo che il gruppo di Kerzer ha avuto accesso all'archivio per tutto il tempo, prenotando a raffica i ricercatori che consultavano gli archivi. Ma un equivoco dal quale spesso si cade, che ci sia un archivio di Pio XII, in realtà non c'è nessun archivio di Pio XII, ci sono gli archivi delle varie istituzioni ecclesiastiche che sono stati, alcuni sono stati versati in Vaticano, altri no, ma comunque sono stati resi disponibili. E mi sembra di ricordare, insomma, ricordo con una certa precisione, che uno degli archivi fondamentali, per fortuna forse di Pio XII, quello dell'Annunziatura di Berlino, è finito distrutto sotto un bombardamento alleato. Sì. Quindi la questione degli archivi in questo senso diventa abbastanza accessoria, perché poi quello che mi ha detto mia figlia, appunto, che ha seguito il convegno sul libro di Kerzer, quello che emerge sono dei documenti, quei documenti nuovi, sono più che altro relativi al periodo della Guerra Fredda e al periodo della svolta del 1942, cioè quando l'asse comincia ad arretrare su tutti i fronti, lì che Pio XII comincia ad accorgersi e si è ancorato alla barca
peggiore e sbagliata. L'altra cosa poi della quale ci parlano molto dettagliatamente Nico e Ottavio è la sostanziale operazione paperclip del Vaticano, cioè non tutti sanno che negli Stati Uniti fu condotta alla faccia di quello che adesso tutte le ricerche, i criminali nazisti, qua là su giù, ma insomma gli Stati Uniti per prelevare tutti i criminali nazisti però con competenze tecnologiche fu organizzata l'operazione paperclip, vuol dire mettiamo una grappetta alle nuove biografie e le alleghiamo al dossier. I più illustri criminali riciclati con paperclip sono stati von Braun e tutto Werner von Braun, grazie al quale siamo andati sulla Luna, perché il Saturn V era l'evoluzione naturale, ingrandita un po', delle V2 che uccisero 20.000 londinesi negli ultimi due mesi di guerra, ed erano un prodotto di von Braun, fabbricato uno dei peggiori lager di lavoro che era Dora Mittelbau, il famoso tunnel delle V2, dove lavoravano non pochi prigionieri, non pochi internati militari italiani che avessero competenze di operaio specializzato. Quindi è famoso, von Braun cercò di negare la sua, tutti hanno cercato di negare di saperne qualcosa, von Braun e i detenuti se lo ricordavano benissimo, dice, io non ho mai ucciso nessuno, ma certo, anzi protestava con le SS perché gliene facevano morire troppi ed erano difficili da sostituire, erano difficili da ripiazzare. Per sua fortuna, e non è fantascienza, von Braun finì in una prigione della Gestapo per 3 mesi e questo gli valse un bel progresso in paperclip, ma non mettete a ridere, perché la Gestapo lo accusò di progettare un missile per una base sulla Luna e di avere contatti con gli extraterrestri. Non sorridete. E poi per cui si fece 3 mesi in carcere della Gestapo e poi si consegnò agli americani. Quindi diciamo, una cosa che vorrei dire è che negli archivi ci sta la documentazione di tutto ciò che è accaduto e non si sfugge, e per certi aspetti anche la documentazione di ciò che non è accaduto. Quello che non c'è negli archivi sono i processi mentali e psicologici, anche emotivi, che portano poi a prendere le decisioni che si traducono in vicende e fatti storici. Uno storico assai illustre, forse uno dei migliori in Italia, Carlo Ginzburg, dice che oltre alla consultazione degli archivi bisogna tenere presente che c'è sempre una serie di spie, e una delle spie in questo caso che abbiamo è stata a 300 metri da qui, cioè al collegio militare, dove dopo il 16 ottobre furono trattenuti più di 1.000 ebrei romani in attesa della deportazione. Il 16 ottobre era un sabato, il convoglio che li portava ad Auschwitz sarebbe partito lunedì sera successivo, ma perché sono stati portati qui, che è lontano dalla stazione di Burkina? E questa è una spia, cioè l'unica pistola fumante che troviamo, per sicuramente il Papa, una parte o quasi tutti quegli ebrei, li avrebbe potuti salvare. Erano stati portati apposta sotto le sue finestre. Perché erano stati portati apposta sotto le sue finestre? Perché l'ambasciata tedesca a Roma, questo vorrei racconto qualche aneddoto anche qui di famiglia, l'ambasciata tedesca a Roma era un'ambasciata di frondisti, era sospetta di essere un covo di antinazisti, fin dai tempi di von Hassel. Io, che stavo ambasciatore a Roma fino verso la fine degli anni 30, io ho avuto la fortuna di conoscere la figlia di von Hassel, che fu impiccato per complicità nel 20 luglio, e von Hassel fu rimosso proprio perché è antinazista, ma il personale dell'ambasciata più o meno continuava ad essere quello ed era noto per essere frondista, certo non erano antinazisti, sennò finivano in campo di concentramento, però comunque era personale non entusiasticamente nazista. Anzi, il ministero degli esteri tedeschi, von Ribbentrop, che era il ministro degli esteri, si lamentava della scarsa affidabilità di molti suoi diplomatici. E questo spiega anche perché per prendere gli ebrei romani si fecero venire dalla Polonia 300 SS specializzate in prelevamento di ebrei all'indirizzo del capitano Don Necker, e fecero solo quella operazione, poi se ne andarono, cioè fecero l'operazione il 16 ottobre e poi se ne tornarono dove erano andati. Quindi qualcuno ha portato i deportati del 16 ottobre, ci sono qui qualche documento è saltato fuori, anche per merito c'era già, ma in conto è riproporre come hanno fatto Ottavio e Nico, riproporli nella loro
diciamo, trasparenza, diciamo così. Quindi erano stati portati lì proprio pensando che forse il Papa avrebbe detto qualcosa, non disse niente. La pistola fumante direi che è questa. Poi il Papa non è che autorizzò l'apertura dei conventi agli ebrei, quando gli ebrei, perché c'è una storia complessa, qui non sono tanto d'accordo su alcune tesi, perché no, su questo libro io non faccio lo storico, per carità, sulla matrice cristiana della Shoah, nel senso che gli ebrei, io parlo di Roma poi, gli ebrei romani hanno sempre avuto un rapporto di continuità stretta con la Chiesa, un po' per il mestiere che facevano, cioè il piccolo commercio, il medio commercio, spesso si svolgeva con gli ordini religiosi anche prima di Porta Via, come è nelle mie memorie di famiglia. E comunque, nonostante gli ebrei ai catecumeni, i tentativi di battesimo con il soggiorno forzato ai catecumeni, comunque gli ebrei romani hanno sempre avuto una contiguità in qualche modo con la Chiesa qui a Roma, il parroco, il prete, il monsignore, qualcuno era anche antigiudeo, ma sempre nella prospettiva di convertire gli ebrei, non di sterminarli, perché l'ebreo sterminato non produce gloria al cristianesimo. La gloria del cristianesimo è quando l'ebreo vede la luce del cristianesimo e si converte. Quindi gli ebrei furono accolti nei conventi, storia poi spesso non viene... Il Papa non disse nulla, lasciò fare, non diede ordine di aprire, ma neanche ordine di espellere, cosa che l'avrebbe... Sicuramente sarebbe stato sicuramente disubbidito. Proprio una mia amica e collega, la professore Stafacchiano, che ha lavorato come insegnante in uno degli istituti che accolse non pochi ebrei romani a Piazza Euclide, negli studi di Piazza Euclide nel 1944. E bisogna un'altra cosa che spesso viene raccontata è che gli ebrei ospitati convetti al 95%, forse al 99%, sono stati tutti rigorosamente battezzati, ma questo poi non fu un problema né per i preti che erano battezzati, per le suore che erano fatti battezzare, e neanche per la curia pontificia. Poi è stato tutto il problema dei bambini invece battezzati in altre parti d'Europa, che devono essere o non essere restituiti alle famiglie, e qui c'è un capitolo, una serie di paragrafi molto interessanti in questo volume. Un'altra cosa che era molto percepita dagli ebrei romani, che salta fuori leggendo la perplessità, leggendo il libro come tutti gli altri, ma questo in modo particolare, la perplessità era che questa persecuzione, mia nonna la chiamava, e anche la mia famiglia, tutte le famiglie romane ebraiche, questa persecuzione era razziale, cioè mia nonna diceva al tempo della persecuzione razziale, come lì, questa è una persecuzione diversa, perché con le pressioni che c'erano state prima, andare in parrocchia e battezzati, sono andati l'1, cioè qualcosa per cento degli ebrei romani nei 350 anni del ghetto, andare in parrocchia e battezzati era finita la storia. Qui, anche se te eri battezzato 10 anni prima, i nazisti ti potevano prendere lo stesso. E gli ebrei hanno una chiarissima percezione di questa cosa nuova e assolutamente inusitata, per cui agli ebrei era stato applicato l'etichetta di razza, e quindi non c'era modo di sfuggire. Oggi abbiamo il DNA, ma non c'era bisogno di DNA. Ti prendevano i nonni, i bisnonni e gli antenati, comunque appartenevi alla razza. Quindi la possibilità di sottrarsi a questa nuova persecuzione. C'era stato il precedente spagnolo della limpieza di sangue, ma era un'altra storia, coinvolgeva anche i musulmani. Sicuramente è stato un precedente, ma pure quello non fu un precedente per sterminare gli ebrei, fu un precedente per cacciarli via definitivamente o farli nascondere dalla Spagna. Ma c'erano dei precedenti. Il pittore Velázquez era sospettato di essere un pochino ebreo, perché c'aveva un nonno, un bisnonno che era stato un po' troppo vicino a un quartiere ebraico, e quindi dovette fare una serie di pratiche per dimostrare che il suo sangue era limpio, cioè era pulito. Ora, un'altra cosa che vorrei dire, anche per capire la Roma di Pio XII, questa successiva alla guerra, per Pio XII sarebbe voluta la penna di Manzoni, cioè sicuramente c'era una componente di ostilità nei confronti del mondo ebraico, del mondo moderno, di tante cose, ma soprattutto era un uomo probabilmente pusillanime, cioè era Antonio Abbondio che era finito sulla cattedra di Pietro. E ci sarebbe avuto la pena di Manzoni, con quella di Pasolini, che scrisse versi famosi contro Pio XII e si beccò poi un sano ostracismo per molto tempo anche da parte del,
del suo partito, perché attaccare direttamente un Papa non era praticabile. A Roma si dovette rappresentare clandestinità, anche Nico prende le mosse appunto dalla presentazione a Roma del dramma di Ocult, il vicario, che fu osteggiato in tutti i modi, ma fu rappresentato clandestinamente. Ma per dirvi l'atmosfera, io riuscii a vedere nel 1962, non ricordo come fosse adesso, il Galileo di Brecht nella versione famosissima di Lino Buazzelli, presentato qui a Roma al Teatro Eliseo, ma che era a Milano da 3 anni prima, e a Roma non si poteva portare Galileo di Brecht. Figuratevi se si poteva portare il vicario di Ocult, che infatti fu rappresentato con denunce, polemiche e di tutto di più qui a Roma, non mi ricordo in quale teatro, più o meno clandestino in Prati, mi sembra, tra i parti di via Cola di Rienzo. E devo dire, perché dico la penna di Manzoni? Perché Manzoni conosce Rabondi, ma conosce anche il cardinale Federico, ma il cardinale Federico era uomo coraggioso, soprattutto Manzoni non ne nasconde anche duramente le colpe. Cardinale Federico è uno che crede al processo in Tori, cioè è contento che li torturano, li uccidono in modo orribile, però rispetto alla politica del suo tempo, ai prepotenti del suo tempo, era coraggioso. E questo è, dico, che si sarebbe servita la penna di Manzoni. Bene, direi che vi ho detto tutto. Se volete vi racconto una storia particolare, cioè che per dire come era l'ambasciata tedesca qui a Roma, sì, un minuto, un cugino di mio padre, di un mio parente anche lontano, che stesso il nome di Nevi, si chiama Giuseppe Di Nevi, aveva un grande laboratorio di tappezzeria, e dopo con le leggi razziali si era sommerso a continuare a lavorare in qualche modo, poi con l'occupazione razzista, con documenti falsi, aveva cambiato cognome, però lavorava per l'ambasciata tedesca, cioè l'ambasciata tedesca era ricca, quindi si cambiava periodicamente la tappezzeria. E questa persona, Giuseppe Di Nevi, doveva consegnare una serie di divani e poltrone intorno al 20 ottobre del 1943. Sì, naturalmente era terrorizzato, se non li consegno penso che che ho qualcosa da nascondere, o chissà che, se li consegno mi possono beccare. Si prova a prendere i suoi furgoni, va all'ambasciata, andare a Villa Volkonski era, mi sembra, va all'ambasciata, consegna le sue cose, prende la fattura, pensa che va fatta franca e si avvia all'ingresso di uscita. Sente una voce che lo chiama: signor Di Nevi, con l'accento tedesco da film, signor Di Nevi. Come signor Di Nevi? Dice: noi sappiamo benissimo che lei è un ebreo sotto falso nome, che c'era tutti i documenti falsi, era il 20 ottobre circa. Però guardi che andate via alle SS, noi qui all'ambasciata non abbiamo nessun ordine sugli ebrei, neanche la Wehrmacht, neanche le SS hanno ordini sugli ebrei, neanche la Gestapo. Se può uscire liberamente, se no dovrei arrestarla, stia attento agli italiani. Infatti così fu, perché gli altri 1000 ebrei romani sono stati tutti presi su denuncia di italiani, o per delinquenza, per avere soldi, oppure per odio appunto razzista. Grazie. Grazie per la pazienza. Io mi permetto solo di correggerti. Non sono 300 che arrivano. Le correzioni sono sempre gradite. Sono 30. Ah. E non è vero che finita l'operazione Argento se ne vanno, perché organizzano le portazioni di Pitigliano, di Firenze, di Montecatini, di Genova, di se ne vanno da Roma, volevo dire. E di Milano. No, vabbè, se ne vanno da dove erano venuti, no? Se ne vanno nel dicembre, quando Theo Daneker viene mandato per organizzare la deportazione di 90.000 persone da Salonicco. Quanto al fatto che, io non lo so, non mi permetto di, ma quasi quasi sembra che l'ambasciata tedesca fosse un angolo di paradiso. Scusami, ma, no, ma non dire questo. Il telegramma che arriva da Kaltenbrunner arriva tra il 20 e il 24 settembre e dice che gli 8.000 ebrei romani devono essere deportati a Mauthausen. È vero che c'è una posizione contraria all'azione fatta in questo perché modo. Perché hai dato il risvolto cinematografico? No, vabbè, ma perché Mauthausen e Kappler perché non aveva mai organizzato una cosa di questo genere. Mauthausen perché ha delle preoccupazioni politiche, cioè Mauthausen si aspettava la reazione del popolo di Roma e della Chiesa. Quella del popolo c'è stata, per certi versi. Quella della Chiesa mi pare che sia stata, parliamo della Chiesa intesa come Vaticano, la curia assolutamente nulla.
abbiamo la testimonianza di Ripa di Meara e via dicendo, comunque, no? Ma l'ordine, loro dicono, sarebbe meglio trattare come abbiamo trattato gli ebrei a Tunisi, cioè mandati al lavoro coatto, e Kaltenbrunner risponde in maniera durissima. Prima cosa, non si può opporre a un ordine del Führer, tanto anche comprare le patate è un ordine del Führer, no? Seconda cosa, la presenza dei carabinieri, chi se ne frega, e quindi mettete in atto subito questo. E gli mandano Theodor Dannecker, che non dimentichiamo, c'era stato l'organizzatore della retata e della deportazione degli ebrei stranieri di Parigi del velodrome d'hiver del luglio del 42. Quindi manda. L'operazione viene fatta, uno, senza coinvolgere la polizia e gli italiani, perché Kappler degli italiani proprio non si fida, tutto li trattava anche. No. Però c'era la polizia dell'Africa italiana, no, il verbale, la relazione che lui manda parla di 335 uomini, Gestapo, servizi di sicurezza e polizia d'ordine, oggi non poliziai. Gli italiani non li vuole, gli italiani sono serviti. C'è un ricordo di famiglia, perché mia madre dovette uscire da una perché gli dissero che c'era il checkpoint uscita. Allora è probabile. C'era il checkpoint dove c'erano anche gli italiani che potevano riconoscere. Io sono convinto, ma questa è la mia convinzione, che ci fossero gli italiani, perché io mi domando come faceva una SS che veniva dal fronte ucraino partire dalla Lungara e andare a Montesacro. Allora, c'è la polizia dell'Africa orientale. Probabilmente i camion avevano delle guide, perché uno arrivava da Bialystok, no? E di proprio deve andare dalla Lungara, nemmeno io sono milanese. Allora, dalla Lungara no, c'è la polizia delle prove. Quindi, però non c'è stato documento dire su questo. Quello che a me ha colpito è il fatto che quando si dice il silenzio di Pio XII, io ho anche letto qua e là, anche articoli di giornale, il Papa non sapeva. Ma cosa non sapeva? Il Vaticano aveva la più grande rete di spionaggio del mondo, che sono i preti, che sono le parrocchie. Allora io mi sono preso degli appunti in una cosa che ho scritto. Nel 1941 l'arcivescovo di Friburgo denuncia l'annientamento della comunità ebraica. Friburgo non è in Ucraina, non è in Polonia, è nel Reich. E denuncia questo il 14 giugno del 1942. Il Papa sta zitto fino a dicembre, e a dicembre accenna le centinaia di migliaia di persone, le quali, senza aver una colpa, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinati a morte o a un progressivo deperimento. A proposito di questo deperimento, a Natale del 42, gli Einsatzgruppen sul fronte orientale avevano già ammazzato 1,5 milioni di persone con il colpo di Luca, con il colpo di fucile o di rivoltella alla nuca. Però la risposta è, insomma, muoiono e poi magari deperiscono anche, via via. È una serie di cose che arrivano in Vaticano continuamente. E cito una... ci sta tutto. Sì, no, ma era così. È proprio prezioso. Cioè, allora, il dire il Papa non sapeva, il Papa mai, sai, o era scemo, e non lo era. No. Il silenzio, noi abbiamo parlato di silenzio, la colpa è il Papa. Sì, ma è un silenzio, non si può dire questo, qualcuno è perché aveva paura per la Chiesa cattolica. I preti in Germania erano già da Dachau, erano già a Saxenburg, erano già a Buchenwald. Di che paura aveva? Aveva paura per se stesso, forse. Poi il Beato Kolbe era un prete, sostanzialmente. Sì, tanti meglio antisemita. Era un prete che stava a casa. Poi siamo anche lì, il Papa non sapeva nulla. Io mi domando, scusa se ti... e poi tu mi puoi confermare. Ma allora che Chiesa governava? Perché i francescani tagliavano la gola agli ebrei, agli sloveni e agli slavi. No? E gli Aseno, qualcuno dei comandanti del campo, fu frate Miroslav, che aveva inventato un coltello che gli permetteva di passare da 6 prigionieri di tagliare la gola. La gara, la famosa gara. Quando ci sarà poi la Red Line, la fuga e il salvataggio dei nazisti, uno dei centri di salvataggio, no, è il Vaticano, parte dei documenti e così. Poi a Roma li mettono in vari conventi, e, no, ma è Assisi. Assisi, noi continuiamo a dire, i francescani di Assisi, e vabbè, prima hanno nascosto gli ebrei, poi hanno nascosto. È vero anche però che la Chiesa
era strana, perché diceva io ti do il lascia passare per andare in Argentina o in Perù, però devi far bene battezzarti. E che me frega, voi pensate che Ayman ci aveva pensato molto a farsi battezzare, visto che rischia la cosa di o Mengele o Pripke, no? Tutti si sono battezzati, però Monsignor Dali era a Roma, Draganovic era a Roma, cioè c'era una triangolazione tra... Non molto lontano da me. Non molto lontano. No. C'era una triangolazione tra la Croce Rossa, la Chiesa e alcune organizzazioni appositamente, perché però mandò dei delegati a Genova, soprattutto, guarda caso, i criminali nazisti partono tutti da Genova, quasi tutti da Genova, con lascia passare Croce Rossa e Vaticano. C'è la scheda di Eichmann. Non dimenticare che a Genova c'era una persona importante del Vaticano, cioè Siri. Ma poi comunque la figura di Udall, insomma, è stata sviscerata, analizzata. Beh, Udall era anche, aveva anche l'incarico, aveva primato qualcosa della Chiesa. Nel loro libro se ne parla ampiamente, uno dei protagonisti Udall. Andiamo un attimo al libro, intanto volevo sapere se anche Andrea aveva qualche domanda. Allora, io volevo, proprio in questo libro è stato riportato, come già ha detto il professor Di Nepi, egregiamente, che il Papa era informato. Qui ci sono diversi, sono stati ripresi diversi documenti in cui da tutte le parti del mondo, dell'Europa, comunque venivano segnati al Papa dicendo ma... anche con termini, i nostri fratelli o comunque gli ebrei o comunque quindi è documentata la cosa, e questo silenzio voluto dal Papa che a Roma per gli effetti le cose accadute a Roma come Caput Mundi, tutto questo timore da ebreo romano che ovviamente non ha vissuto quel periodo, ma diciamo quei tatuaggi, quelle cose noi ce le abbiamo comunque nell'anima, nel cuore, tatuate. La mia domanda che faccio da che io li ho ascoltati i miei parenti, tra cui un mio zio che era il figlio dello shamash del tempio, del custode del tempio di Roma, il quale viveva nel ghetto e dice sì, è vero, noi siamo stati ospitati in un convento qui dietro al ghetto, ma mia madre doveva pagare il settimanale perché altrimenti ci denunciavano. Quindi tutto questo si doveva pagare per la tessera sanitaria, cioè non si era si doveva pagare per il cibo, cioè il sì nome. Sì, proprio la retta e dei figli e figlie, e più volte quando... soprattutto i preti, meno le suore, no, anche dalle suore. Si doveva portare una collana che fu valutata 5.000 lire e servì a sostenerle, mia madre e mia nonna materna. Quindi dalle suore di la domanda che vado in conclusione è, si è parlato del silenzio del 16 ottobre del Papa, ma c'è anche quell'altro importante evento che sono le fosse ardeatine. Anche di fronte a quell'altra storia così forte che succede in casa, dove c'è la Santa Sede, dove c'è questo Papa così, per me complice, comunque questo Papa così silente, abbiamo letto da questo libro qua il silenzio e l'attesa che c'era nel messaggio di Natale, che non c'è stato nessun accenno, diciamo, a questa cosa. E quindi volevo sapere, questo silenzio rapportato ai fratelli maggiori, che come siamo stati definiti dopo da Papa Giovanni 50 anni dopo, però ancora oggi io quando vado nel ghetto, quando sto in piazza, detto tra di noi, mi sento dire ah ma tu sei ebreo, ah sapessi io quanti ne ho salvati, ah sapessi io quanti ne ho presi, ne ho accusati, ok, ma io tutta questa
Io, ascoltando i miei testimoni, e non solo ebrei ma anche politici, io sento dire sempre una parola: indifferenza. Indifferenza. E tutti questi delatori che ci sono stati, tutta questa, quando noi parliamo di italiani brava gente, a chi ci riferiamo? Perché a questo punto il sospetto c'è, qualche cosa che non torna c'è. Scusa, le ardiatine non c'entrano nulla col Vaticano. Sì. C'entrano in una cosa, che Pio XII gli andava bene, perché nell'articolo sull'Osservatore Romano lui scrive un articolo rivolto alla popolazione in cui in poche parole dice che devono stare con le vittime, che sono i tedeschi, e non con i sobbigliatori eccetera eccetera, che sono i resistenti e i partigiani. Quindi lì si schiera, cioè non è che non si schiera, lì lo dice chiaramente: le vittime sono della Bozen, con tutte le balle raccontate, cioè della Bozen, una vecchia, anziani, cosa, erano tutti tirolesi, tanti, e quindi, cioè il Papa si schiera politicamente. Il silenzio eventualmente è per quello che riguarda la questione razziale, lì. Però siamo sempre lì. Io mi sono domandato perché non interviene sui massacri Babi Yar, 33.771 in 36 ore. Ma perché lui accetta quello che dicevano i nazisti, comunisti, ebrei, comunisti. Non c'è distinzione tra l'ebreo e il comunista. Sono così. Poi dopo attacca anche gli ebrei perché sono capitalisti. Allora bisogna che chiarisca un po' perché... Vorrei aggiungere una cosa. No, vorrei spezzare una lancia per questo paese, cioè nel senso che i giovani sono giustamente, e sottolineo al carattere asterco, in caratteri fluorescenti, giustamente più rigorosi, forse più arrabbiati di noi, perché io sono nel 1949 e il messaggio che mi è stato, intanto il messaggio era: guardiamo avanti, perché se guardiamo indietro di ognuno che vediamo dobbiamo chiedere che faceva tuo padre, tuo nonno, anche ogni turista tedesco. Io mi ricordo i turisti tedeschi che, ridendo e scherzando, perché si stava in poche vacanze, stava insieme, hanno combattuto in Italia, e davanti loro birra poi dicevano agli amici italiani che i tedeschi avevano avuto solo la colpa di perdere la guerra, però poi potevano bere la loro birra, con pazienza. Però mi ricordo anche persone gravemente mutilate che dicevano che avevano avuto incidenti sul lavoro, perché certo si vergognava che erano stati combattenti di qualche corpo del Terzo Reich. E quindi c'è il senso che ci veniva dato solo di guardare avanti, ma anche in qualche modo, intanto la nostra romanità e italianità veniva, perché poi facevamo licei classici o scientifici, insomma la scuola italiana, anche se si andava alle elementari e poi alle medie, alla scuola della nostra comunità, quindi ci veniva data una identità. Proprio questa identità veniva perfezionata nelle scuole statali, era una identità comunque molto legata a questo paese, e ovviamente del quale ci facciamo parte, anzi siamo qui da molto più tempo di tanti altri, cosa che ci viene rinfacciata, perché se state qui da tanto tempo non siete ancora diventati ripetuti uguali agli altri, perché proprio siete incorreggibili. Comunque ecco, c'era un senso in qualche modo, non dico di gratitudine, cioè, ma si sapeva che se eravamo nati, che se i genitori e i nonni si erano salvati, è perché qualcuno o li aveva aiutati o non li aveva denunciati, cosa che si poteva fare benissimo. E per esempio si ricordava con simpatia i ragazzi che erano stati presi, cioè adesso si combatte, la memoria storica di questo paese è talmente corta, perché il Donbass è il luogo dove sono rimasti 200.000 ragazzi italiani che il Duce aveva mandato con l'Armir, cioè la ritirata del Don, che è costata la vita, cioè se c'è tenere la vita, qualcuno lo avrà detto, la ritirata del Don si è svolta nel Donbass sostanzialmente. Poi sta tutta la retorica di solito per le buone relazioni con l'Unione Sovietica, famosi film Girasoli, italiani brava gente, Girasoli, cioè tutto quello che vi raccontavo appunto della infelice spedizione militare insieme ai nazisti. Però certo veniva pure raccontato che le camicie nere erano cattive, però c'era un senso pure di dispiacere per questi ragazzi, perché qui a Roma tanti ragazzi di Roma sono rimasti, erano solo alpini, e tanti ragazzi di Roma sono rimasti
con l'Armir dispersi o morti. Quindi diciamo, c'era in questo senso, come, cioè, mio padre che conosceva mia madre dopo, era stato ospitato in una famiglia insieme al fratello di... che, i maschi adulti non venivano presi nei conventi, venivano presi solo le donne e i minori di 18 anni. I maschi adulti non venivano accolti nei conventi, si dovevano arrangiare. E mio padre aveva trovato rifugio presso una famiglia cristiana, cioè cattolica, che si era tenuto per alcune settimane prima di poterlo rilasciare, a rischio della vita ovviamente, prima di volerlo rilasciare. Insomma, ecco, le storie erano queste. È una storia molto complessa, dove si intrecciano tante sfaccettature. Sì. Andrea è portatore di una, ma cioè, i giovani sono giustamente più insofferenti. No, ma nel senso, la sorella di mio nonno, la sorella di mio nonno è finita ad Auschwitz su delazione insieme al cognato. Cioè, poi c'è stato il processo, ma i processi del dopoguerra sono stati un po' una farsa. E sono state condannate, le poche persone condannate, perché avevano denunciato, se si è potuto dimostrare che la denuncia era stata fatta a fini di lucro, cosa che era molto difficile, perché trovare ricevuta delle 2, 3, 4, 5 mila lire era difficile. Che avere denunciato ai tedeschi un ebreo era una collaborazione, cioè consegnare alla forza occupante, legittimamente occupante, un potenziale che gli ebrei stati dichiarati nemici a prescindere dall'età. Quindi consegni l'ebreo, se non c'è la ricevuta, Non sei colpevole. Forse non l'hanno conservata, giustamente, non era tra i ricordi di famiglia. Quindi sono state pochissime condanne nel processo. E comunque erano italiani. Sì. Allora, io vorrei lasciare un po' di spazio alle domande del pubblico. Concluderei con una domanda per Nico, così poi la leghiamo anche a quelle del pubblico. Quando ci si prefigge un'opera come questa, no? Che ha richiesto tanto tempo, tanti studi, eccetera, c'è sempre in testa un obiettivo, una finalità, no? Qual era? La finalità innanzitutto è continuare un lavoro che è partito ormai più di 20 anni fa con i primi libri che ho scritto su queste tematiche terribili. E questo libro come nasce? Non doveva essere un libro su Pio XII in origine. In origine cosa mi ero posto? Chi sapeva e cosa sapeva? Io avevo individuato una serie di attori, che era il Vaticano, certamente, l'altro era la Croce Rossa, l'altro era il Regno Unito, l'altro erano gli Stati Uniti e l'ultimo era la Svizzera. Quindi questi 5 attori nel periodo che va dal settembre del 1939 al maggio del 45, cosa sapeva, visto che nessuno sapeva niente, e lì incominciano le scoperte che di Auschwitz, di Baby Yar, di Kamenevsky Podolsk, di tutto, se ne parla tranquillamente sui giornali di tutto il mondo. E non erano i giornaletti di quartiere, erano giornali che si chiamavano il New York Times, il Guardian, il Times, e quindi, per dire, ovviamente non erano titoli di apertura, erano articoli in quinta, sesta pagina, si diceva. Il Vaticano cosa sapeva? E questa è la cosa vergognosa. Sui silenzi, io non racconto la storia, perché guardate, io ho lavorato, non ho avuto bisogno di guardare, non ho avuto nemmeno la possibilità, perché nel marzo del 2020, quando si aprono gli archivi, stavo già lavorando a questo libro, per quanto riguarda ovviamente la parte storica, che è stata quella sulla quale ho lavorato io, ma stavo lavorando su qualcosa che era noto a tutti ed erano gli atti e documenti della Santa Sede durante la Seconda Guerra Mondiale, precisamente 11 volumi per 12 tomi per complessive 9.000 pagine, che c'è scritto tutto.
c'è scritto tutto dal 1981 che esce l'ultimo volume di questi 12 tomi. Dal 2010 sono tutti in rete. Io ho lavorato semplicemente attraverso un computer, ho lavorato su queste 9.000 pagine. E là altro che silenzi. Ma io per sintetizzare in un solo silenzio, grande silenzio, la storia di tutti i silenzi, ve lo racconto. Epifania 1941, perché quel documento è datato Epifania 1941. Chiedo scusa, Epifania 1942, scusatemi ogni tanto, sbaglio. L'importante è correggersi. 6 gennaio 42. 6 gennaio 42, per me è una data importante, perché sono 14 giorni prima che a Berlino Wannsee si decide della soluzione finale degli ebrei. 14 giorni prima, non dopo. Arriva un sacerdote, quindi non era un... in Vaticano, o meglio, lui c'era arrivato già prima, perché gli si viene chiesta una relazione. Chi era? Questo sacerdote si chiama Don Pirro Scalizzi, cappellano militare, che nell'autunno del 1941 attraversa tutta l'Ucraina, Ucraina come dir si voglia, non so come si dice esattamente, attraversa tutto, da Occidente fino ad Oriente, dove erano a qualche parte le truppe dell'asse, a bordo di un treno militare dei Cavalieri di Marte. Lui riferisce, io non so cosa riferisce a Pio XII durante l'incontro che sicuramente sarà avvenuto nel dicembre del 41, ma so che gli viene chiesto una relazione di ciò che ha visto, perché il Papa vuole essere informato attraverso la relazione, un documento che esiste. Don Pirro Scalizzi dedica un capitolo, e quando dico un capitolo sono 5-6 pagine su una 22-23, adesso non mi ricordo il numero preciso di questa relazione, lo dedica agli ebrei e riferisce Epifania 1941 che un milione, oltre un milione di ebrei sono già stati fucilati all'interno di trinceroni, questo è il termine. Allora, io non so cosa doveva arrivare di più al Papa, parliamo insomma di un uomo di Chiesa, gli archivi. Io francamente, qua così non parlo. L'avevo spento, però purtroppo ci sei chi ci trova. Gli archivi. Gli archivi vengono aperti nel 1964, dopo è stato ricordato il lavoro di Okut, il vicario, chi ne ordina l'apertura, Paolo VI, che di Pacelli, diciamo, non era stato il segretario di Stato, perché questo Papa, quando muore Maglione, quello sì che è stato segretario di Stato, non ne nomina più, nel senso che utilizza Tardini e Pacelli con degli incarichi differenti per gestire comunque la segreteria di Stato. Ma l'incarico di segretario di Stato non lo dà nessuno. Adesso nel 1964, dopo che esce il lavoro, Paolo VI dice a una commissione che in origine doveva essere mista, ebrei e cattolici, aprite i documenti, insomma, perché non è possibile che insomma escano queste cose oscene. E questa commissione si spacca,
su Spacca sul metodo che doveva essere utilizzato. Gli ebrei chiedono che siano pubblicati integralmente così come escono. Il gruppo di 5 storici gesuiti, c'era insomma Martini, Bled, comunque insomma non è che erano dei ricercatori, dei piccoli ricercatori che stavano facendo, no? Insomma erano massimi esponenti degli storici gesuiti, quindi loro lavorano, dicono no, assolutamente, integralmente questi documenti non possono essere, qualcuno lo pubblichiamo pur integralmente, ma gli altri devono essere rivisti perché la gente potrebbe non capire, insomma, certo. Dobbiamo dare delle spiegazioni, qualche piccola nota bisogna pure inserirla. Gli ebrei dicono fatevelo voi. Quindi questi documenti iniziano a essere lavorati solo da 5 storici gesuiti. Faccio una domanda. Ma se c'era qualcosa che poteva salvaguardare l'immagine di questo Papa, perché da questi documenti vi dico è un'immagine devastante quella che esce. Devastante, vi ho detto il caso di Don Pietro Scavizzi, ma ce ne sono un mucchio di questi. Ma se c'era uno solo di documenti che potevano salvaguardare l'immagine di Pace, cosa facevano? Non nascondevano. Motivo per cui gli archivi che oggi si aprono, che sono gli archivi della Segreteria di Stato, quelli che si vanno ad aprire, che è possibile mai che il gruppo dei gesuiti non abbiano guardato tra quegli archivi? Ci va a uscire solo qualcosa di peggiorativo, perché non credo nella stupidità degli uomini, poi soprattutto se sono gesuiti. Sentiamo se c'è qualche domanda dal pubblico, qualche curiosità sul... Più che una domanda, volevo dire che nei stessi volumi di cui parlava l'autore e pubblicati dal Vaticano, ma andando poi a vedere negli archivi, per esempio nell'archivio della Segreteria di Stato non esiste letteralmente un fascicolo su Israele, eppure l'archivio arriva fino al 1959, quindi Israele era stato costituito, c'era già una storia, era stata istituita la custodia di Terra Santa. Non esiste un fascicolo su Israele. Nello stesso archivio, andando a guardare, perché dico casomai l'avessero chiamato Giordania, Palestina, Egitto, si sa mai, niente, non c'è un pezzo di carta che parli di Israele. Come negli stessi volumi, gli atti della Seconda Guerra Mondiale, è importante andare a vedere che nelle introduzioni dei volumi si parla di alcuni documenti che poi nei volumi non ci sono non più. Ci sono, sì. Come per esempio non c'è una sola riga, che parli del lavoro dei cosiddetti minutanti. Erano una specie di stenografi che scrivevano qualsiasi cosa fosse avvenuta in presenza del Papa. Quindi sicuramente quando c'è stato il rastrellamento a Roma ci sarà stata una riunione e avranno detto manteniamo questa linea piuttosto che quest'altra, e quello era il lavoro dei minutanti. Tutti i papi prima di diventare papi sono stati minutanti, ma nei volumi e negli archivi non ce n'è la più piccola traccia. Quindi hanno riaperto sì gli archivi, ma è inutile andare a cercare lì perché è tempo perso. Io mi ostino ad andarci, ma è tempo perso, perché le cose importanti, quelle che si vorrebbero poter leggere, non ci sono.
Ma io aggiungo una cosa giusta in integrazione della sua osservazione. Lo scorso anno, e io credo che molti di voi l'avranno letto, a gennaio dello scorso anno esce un libro di un signore che è l'archivista del Vaticano, Johann X, gli ebrei e Pio XII. E qua dice, no, cari signori, voi non avete capito niente, perché io sono arrivato per primo su questi famosi documenti, ho trovato una cartellina dove ci sono 4.000 ebrei che sono stati salvati dal Vaticano. Adesso ve li illustro, e io vi invito a leggerlo quel libro, perché veramente, ecco là, abbiamo parlato della storia sbagliata. Il titolo è molto equivoco, perché la storia non sbaglia mai, semmai è la narrazione che è sbagliata. Ma, diciamo, piaceva all'editore e gli abbiamo lasciato la storia sbagliata. La narrazione che lui fa qui, e ci racconta di una dama di San Vincenzo che si rivolge al Papa per essere salvata, perché poverina viene classificata come cittadina non ariana. Il marito della dama di San Vincenzo, che tutte le mattine si confessa e fa la comunione, poverino, lo vogliono pure a lui deportare, ma possibile mai che nessuno ci dà una mano? Questo perché? Che la Chiesa Cattolica, gli ebrei convertiti o gli ebrei che, anche se non convertiti, avevano un nonno o un bisnonno che era ebreo, perché andate a leggere cosa dicono le leggi di Norimberga, cosa prevedono. Tu devi arrivare al terzo nonno che non deve essere ebreo. Allora, l'aspetto confessionale nelle leggi razziali o razziste è un aspetto marginale, perché l'aspetto reale è l'aspetto biologico, dove noi non dimentichiamo mai che abbiamo avuto un signore che si chiamava Gaetano Azzariti, che dopo 15 anni ce l'hanno portato come quinta carica dello Stato alla presidenza della Corte, e nessuno sapeva niente, cominciando dai miei colleghi che non ho trovato scritto un solo rigo su chi era Gaetano Azzariti. Allora, un paese del genere che incomincia la narrazione del suo dopoguerra con gli italiani brava gente, italiani brava gente significa una sola cosa, i cattivi non eravamo noi, i cattivi erano i tedeschi. Poi andiamo a vedere, gli ebrei sono stati presi soprattutto da italiani, sono stati denunciati da italiani, i delatori erano italiani, i carri che arrivavano, i treni che arrivavano al Brennero, diretti ad Ascia, erano italiani, chiaro. Però noi ci è fatto comodo questa narrazione, ma per un motivo molto semplice, perché uno deve anche cercare di capire, perché c'è il problema in Italia, come in Germania, il maledetto problema della continuità di Stato. Perché se andiamo a vedere, erano tutti fascisti, quindi se togliamo loro, chi ci rimane? Ci mandiamo i bolscevichi. La bolscevichi. No, l'ha cominciata la decima crociata. Bene. Ah, io ho visto degli italiani. Solo perché... qualche minuto, perché poi dovrei prendere. Dopo il congresso fondativo della Repubblica Sociale di Verona, il compito di andare a caccia degli ebrei è dato totalmente agli italiani. I tedeschi hanno altro da fare, hanno altro da fare. E quindi c'è un accanimento spaventoso. A proposito di Veroli, stesso suo in ufficio, perché ha dato una vecchia carta per le mani, dove dimostra anche l'accanimento fascista. Perché c'era una famiglia di Veroli, non so se erano tuoi parenti o meno, siete 10.000,
capitavano a sempre pochi, sempre pochi. Vabbè, quando avanti Israele voglio, allora abitavano a Porta Pinciata. E i denti sono anche più numerosi, ecco, come tribù. Una sfida. Allora, abitavano nel 44 a Porta Pinciata. Una mattina questa famiglia esce, aveva da fare, quello che era. Arrivano Gestapo e fascisti. Non ci sono. La Gestapo lascia un pezzo di carta con scritto presentarsi domani mattina alle ore 10.50 al comandato di Porta Pinciana, così. I fascisti un bigliettino qui così, torneremo. Questo dice già tutto. Perché i nazisti così cattivi, così carogne, così sententi, che dicono presentatevi domani mattina. Questi torneremo, e con la M di Mussolini. Io mi sono dilettato a scrivere una cronologia di sintesi. Ma voglio dire, gli ebrei sono andati a prendere dopo il 16 ottobre, uno per uno, certo, nelle case, e tutti su spiata, sono più di 700, tutti su direzione. Ma questo è accaduto anche nella mia città, Milano, dove gli ebrei non erano così tanti come a Roma, non c'era un antico ghetto, erano sparsi per la città. Ma guardate che la metà degli ebrei più del 16 ottobre non stavano nell'antico ghetto, stavano nelle 26 zone in cui i tedeschi hanno diviso la città, e con in mano, e anche qui il commendator K prese 20 funzionari e fornì a Theodor Daneker l'elenco completo degli ebrei romani che erano stati tenuti per legge a un autocensimento dichiarando tutto, chi erano, quanti erano, come la moglie, i figli, i nonni, gli zii, dove abitavano, a che piano, a che interno. Questi andavano e si arrabbiavano, abbiamo fatto testimonianze di gente dell'antico ghetto che dice eravamo solo in tre, ci hanno menato che dovevamo essere in quattro. Che c'era la responsabilità degli italiani. E che non tanti preti, sacerdoti e monache che hanno salvato, ma ce ne sono stati altrettanti che senza avvicinare il parroco della chiesa di fronte dove io ogni tanto non vivevamo nascosti, ma insomma andavamo a Milano per vedere che la casa fosse ancora in piedi, il parroco denunciava i partigiani e alla sera il vice, il suo vice apriva le porte perché si dà il suo verso lì di notte, no? Certo. Però era questo, con un parroco che... Sì, una domanda l'ultima perché poi mi deve prendere il treno. È interessantissimo. Un diverso atteggiamento di Pio XII avrebbe influito sul corso degli avvenimenti? Ma guardi, questa la risposta gliela dà qualcuno che certamente ha più titolo di me, ben dico. Elie Wiesel. Cosa dice? Doveva dire una sola parola che non ha mai detto. Ebrei. Infatti vi ho citato prima che lui dice centinaia di migliaia di persone per nazionalità o stirpe. Teniamo presente poi che per i nazisti gli ebrei non erano persone, oltretutto, no, non lo erano neanche i comunisti, non lo erano neanche gli italiani, perché noi appartenevamo a quella sottospecie intermedia, no? Perché poi i nostalgici con la manina così, i camerati di fascisti, quali camerati fascisti? Quelli c'erano sempre rispettati. Ci sono rapporti della Wehrmacht dal fronte, dalla Libia, dal fronte mediterraneo, dove parla di scimmiette che si arrampicano sugli alberi a cogliere le banane, parlando dei nostri soldati. Beh, ci volevano così tanto bene, no? Tra l'altro il disprezzo che hanno i nazisti tutti, Wehrmacht, SS, per gli italiani è evidente in tutto il periodo dell'occupazione. Cioè non c'è un minimo di rispetto, ma neanche per quella della Repubblica Sociale, no, neanche per quelli. Anzi c'è un sospetto. Mia madre, che è stata nella resistenza a Milano, mi diceva che i tedeschi, i repubblichini e così, cacca, fate quello che dove chi vinciamo di fare, ma basta, chiuso, finita. Non quasi preti nella banda Coca Roma ce n'erano due. Padre del Fonso Troia, brutto nome. No, e un altro di cui c'era la banda Carità, c'erano.
si sono intrecciate tante storie diverse, no? Persone che si sono provate. Qualcuno parlava, giusto per dire, ad esempio, noi, la guerra finita, è un mondo in movimento. Noi oggi parliamo dei 5 milioni di ma nel 45, voglio di milioni, che erano milioni, dove c'è un passaggio del libro di si chiama l'austriaco, il centro Wiesenthal racconta in un senso, gli assassini sono tra noi, ecco qua, raramente ricordo, e lui racconta di queste storie che spesso si intrecciavano tra vittime e carnefice, dove la vittima dormiva al piano di sotto e doveva stare attenta in silenzio perché sopra c'erano i tedeschi, che ognuno cercava di scappare, uno verso Genova e cosa, l'altro cercando di trovare una strada per raggiungere la Palestina. Questo immediatamente dopo la guerra, ed era una massa enorme, milioni e milioni, immaginate questo, che si sposta. Posso concludere io con una domanda? Aspetta, c'è una domanda. Una domanda diciamo tua, di attualità in realtà, perché abbiamo parlato di silenzio. Ecco, questo libro che è uscito adesso, no? Rischia il silenzio, nel senso che chi dovrebbe in realtà recensirlo, la stampa che dovrebbe leggerla, è una domanda la mia, quanto può essere scomodo in realtà poi per, diciamo, quanto può dar fastidio, chiamiamoli, ai nostri intellettuali, ai nostri storici, ai nostri vaticanisti, ai nostri teologi, raccontare la storia, ecco. Ma io lo dico sempre, questo libro, 9 documenti su 10 sono di fonte vaticana, quindi smentire questo... No, più che smentire, posso aggiungere una cosa? Sì. E, oggi non lo so, perché comunque il TG2 ne ha fatto, fece a suo tempo un grosso servizio, il Corriere della Sera, Antonio Ferrari, pure... Ma quanto rimane la tematica del silenzio, no? In realtà è... Potrò dirlo tra qualche anno. Una cosa per finire. Dopo l'8 settembre, quindi l'armistizio qui in Italia, il paese dove c'è la Santa Sede, come è cambiato il rapporto, il silenzio? È diventato più tombale o meno? Ma allora, guarda, noi dei silenzi incominciamo ad accorgercene in realtà, quando esce, incominciamo a parlare di silenzi, soltanto a partire dagli anni 60, diciamo, quello che rompe il muro del silenzio è proprio con il vicario. Chiaro, è il vicario di Occut. È quello che non vi si... Perché all'inizio noi abbiamo la stessa Golda Meir che riconosci i medici, ma Golda Meir cosa sapeva? Sapeva di quella narrazione che gli poteva arrivare. Io vi dico solo una cosa a Napoli. C'è un mio carissimo amico che dopo domani riceverà un riconoscimento, che è il decano della comunità ebraica di Napoli, Puglia. E lui mi diceva: guarda amico, a noi ci ha salvati il prefetto di Napoli. Il prefetto di Napoli mi ha salvato. Il prefetto di Napoli è il prefetto delle quattro giornate, quello che senza leggere firmava tutto quello che gli arrivava. E difatti Domenico Soprano, questo è il nome, è uno che di gennaio del 44 a Bari finisce davanti al tribunale per collaborazionismo. Come poteva nascondere gli elenchi degli ebrei? Ovviamente sono quelle voci, che si incomincia a... Ho trovato su dei libri scritti anche da... che
che gli parlano del prefetto Marziani che salva il corpo. Che a Napoli non è mai esistito un prefetto Marziani, ho fatto mettere sotto sopra la prefettura di Napoli per capire chi era sto Marziani, nessuno sa chi era Marziani. E parliamo del 43, parliamo di 80 anni, quindi c'è qualcuno che potrebbe averne anche una memoria cosa. I libri, il prefetto Marziani ha salvato il problema. Per aggiungere una cosa a 30 secondi. 30 secondi? 30 secondi, no, per 30, 30, cioè, no, devo dire che si parla di, adesso basta c'è la televisione, si parla sempre... Sempre, c'è sempre una responsabilità degli Stati Uniti. Adesso il libro di Kurz, che è fissato, certo, soprattutto il termine, è già stato recensito, applaudito, tutte le salse. Ma noi non siamo forse di punto di cioè è noto che questo libro di Nico e Ottavio, che secondo me è importantissimo, cioè non ha avuto assolutamente, quando è uscito, la risonanza mediatica che già viene data al libro di Kurz, che è uno, io non lo conosco, lo conosce mia figlia che stavo qua che fa la storia, che è fissato, però è fissato, cioè la visione della vita di Kurz è, per quello che ho letto parecchi suoi libri, è la visione della vita di Kurz è dimostrare che Pluto dice sembra cattivo, noi lo sapevamo, io e poi comunque a Roma c'è un papa... Non so quale è romanico, c'è un famoso aneddoto romano che dice un papa cicciotto, morbido, soft e simpatico, come era più 11, viene succeduto da un papa segaligno, antipatico e autoritario. Quindi la successione 11, 12, Roncalli era bello cicciotto e Montini che era che non è stato buono. Quindi concordiamo con l'invito a leggere il libro. E a fare poi, no, una comparazione anche con le...